la mano e ti porta lontano con sé. La 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 la. E tutto questo è poesia. Ricordo una stagione in mezzo a colli immensi, affaticata dal soffiare della notturna tramontana. Un gelso gemeva negli strappi, così alto che talora il suo grido ci svegliava. Ieri, nel ritornarvi, non sembrava passato altro che un giorno. La tramontana ci infuriava intorno. Contro il cancello, intatta, era restata una mia antica rosa morsicata. Se dovessimo compilare un'antologia dei poeti del Novecento, dalla più lunga carriera, e non solo lunga, ma proficua e cospicua e ricchissima di gioielli, non potremmo non partire, insieme a Montale, da Maria Luisa Spaziani. Maria Luisa Spaziani, con Eugenio Montale e con Marino Moretti, dal punto di vista della lunghezza della carriera, della produzione, sono sicuramente le tre figure che detengono il primato. Ripeto che si tratta di un primato non solo dal punto di vista degli anni, ma della qualità dei prodotti poetici. Il Novecento è un secolo tutt'altro che povero di poesia, però è anche un secolo in cui dolorosamente si registra un impoverimento della musa lirica, visibile, ahi noi, proprio e soprattutto nella seconda metà del secolo. Se ci sono dei nomi ai quali si può ricorrere per testimoniare invece la sopravvivenza di questo elemento della musa lirica ad alti livelli, direi che il primo di questi nomi resta proprio quello di Maria Luisa Spaziani. Oggi siamo qui da lei, con nostro grande piacere, per sentirla rileggere se stessa. È stata particolarmente gentile ad accoglierci, come particolarmente brava anche nel compilare una sua autoantologia che uscì qualche anno fa negli Oscar Mondadori, vero? In cui scelse quasi tutte quelle che avrei scelto anch'io. Ne avrei scelte molte di più, però per ogni raccolta figuravano forse le più rappresentative. Ora, le raccolte, le sillogi poetiche di Maria Luisa Spaziani sono già un capolavoro dal punto di vista dei titoli. Sapete che è molto importante considerare i titoli delle opere, e se noi mettessimo in una sorta di pila, no? I libri di Maria Luisa Spaziani dalla parte del dorso, vedendo e leggendone i titoli, già ci troveremmo in una sorta di incantato labirinto. Le acque del sabato, il gong, transito con catene, l'occhio del ciclone, geometria del disordine, la stella del libero arbitrio, i fasti dell'ortica, la traversata dell'oasi, la luna è già alta, la radice del mare. È molto importante questo coinvolgimento che avviene già anche attraverso i semplici titoli dei libri. Queste raccolte si distribuiscono in un arco di tempo molto vasto, a partire dal 1954, con la prima meravigliosa opera che ha il titolo Le acque del sabato, per arrivare
alle ultime che ho nominato, sempre con Mondadori, La traversata dell'Oasi e La luna è già alta, ma anche con altre case più piccole, delle prove molto, molto interessanti, e culminare poi in quello che è l'evento importantissimo del Meridiano, che raccoglie l'intera opera. Mi sembra che sia l'unico caso di poeta che ha avuto il Meridiano vivente. Se mi sbaglio, mi si corregga. Lalla Romano l'aveva avuto, ma lei è una prosatrice prima che un poeta. Parlando di poeti, il Meridiano da vivente mi sembra che questo costituisca l'unicum. Adesso io vorrei recitarvi un testo che mi è molto caro e che ho sempre ricordato nelle mie antologie quando parlo di Maria Rosa Spaziani. Parto sempre con questo. Ricordo una stagione. Ricordo una stagione in mezzo a colli immensi, affaticata dal soffiare della notturna tramontana. Un gelso gemeva negli strappi, così alto che talora il suo grido ci svegliava. Ieri, nel ritornarvi, non sembrava passato altro che un giorno. La tramontana ci infuriava intorno. Contro il cancello, intatta, era restata una mia antica rosa morsicata. Ricordo una stagione e ora invitiamo Maria Luisa a ricordare quella stagione delle acque del sabato. Io ne parlo con molta commozione perché è stata una stagione importante, molto importante, che al momento di essere vissuta non sembrava così importante. Sembrava naturale, sembrava normale. Stavo vivendo quello che chiunque altro avrebbe vissuto in quel momento. Ma invece quello che io vivevo era per me memorabile. Cosa che non è per tutti, anche perché se tutte le persone che hanno compiuto 70, 80, magari 90 anni dovessero ricordare tutto, dovrebbero essere come persone che trascinano delle bisacce enormi di cose che in parte potrebbero essere sacrificate. Io invece so che quelle prime avvisaglie della poesia che si è verificata a Torino, mia città natale, in una casa villetta dove stavo con i miei genitori, via Pesaro 26, un indirizzo molto molto importante, fra parentesi, perché dalla finestra si vedeva un giovane che stava al numero 28 che sarebbe poi stato il mio futuro marito, però in un modo così strano, imprevedibile, che in quel momento poteva sembrare anche impossibile. Si chiamava Elemir Zolla. Vabbè, in quel periodo lì sono successe tante, 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 tante cose che appunto mi sembravano normali. Le ho recuperate in poesia, come se qualcuno me le suggerisse all'occhiello, e proprio da mettere come una specie di asola, no? Di riconoscimento. E devo dire che quel qualcuno, più volte nel corso della mia vita, mi è venuto il fatto di identificare semplicemente con l'angelo custode, quello che per molti anni mi avrebbe dettato poesia al mattino dalle 10, 10 e un quarto alle 11 e mezza. Eppure era lui, non so per quale ragione, io posso dire che quella presenza era quella di un angelo. L'angelo che ha molto a che fare con la mia poesia, se si pensa soprattutto alla Giovanna d'Arco, no? Dove l'angelo è veramente un grande personaggio centrale. Insomma, nel periodo di Via Pesaro sono nate le prime avvisaglie, le prime figure, i
i primi profili, i primi odori, le prime sensazioni di qualcosa di strano che doveva far sì che la mia vita non fosse simile a quella di un'altra vita. In questa raccolta sono già presenti delle poesie perfette. Una delle più note e antologizzate è Lettera 1951. Natale, altro non è che questo immenso silenzio che dilaga per le strade, dove platani ciechi ridono con la neve. Altro non è che fondere a distanza le nostre solitudini sopra i molli sargassi, stendere nella notte un ponte d'oro. Sono qui col tuo dono che mi illumina di 10 stelle lune, trasognata guidandomi per mano dove vibra un riverbero di fuochi e di lanterne verde e viola, di girandole insegne di caffè. Van Gogh, Parigi azzurra, un pino a destra per appendervi 4 nostalgie e la mia fede in te, bianca cometa in cima. Una delle caratteristiche della poesia di Maria Luisa Spaziani, giovanissima, è che sembra già una creatura di estrema sapienza e di tanti anni. Quando giovanissima, né giovane non sarà più, sembra quella di una fanciulla. Quando noi leggiamo, invertendo le date, no? La luna è tramontata, no, la traversata dell'oasi, o la luna è già alta, sembra la poesia di una ventenne. Quando leggiamo queste, e non si dimentichi che ce n'è una in cui si chiama proprio vecchia lei, vecchia mi vedi e povera senza scampo, quella del caminetto. E anche questo è singolare, cos'è la dimostrazione che effettivamente, anche se suona come un luogo comune, però è verissimo che la poesia non ha età, è l'età della coscienza, è il tempo interiore. Quindi si può essere centenari a 20 anni e ventenni a un'età molto, molto più avanzata. Il secondo passaggio, momento, stagione della produzione poetica di Maria Luisa Spaziani, a me particolarmente caro, è quello che corrisponde con l'esperienza del suo insegnamento al liceo di Treviglio. Questa stagione di meravigliose suggestioni liriche, evocative, dove Treviglio ci appare un luogo mitico, collegato esplicitamente ad alcuni personaggi del mito, è riunito in, è intitolata questa stagione Luna Lombarda, ed è una stagione anche metricamente molto interessante, perché nella poesia di Maria Luisa Spaziani c'è sempre una precisa esigenza anche metrica, dove la costruzione non ha una pecca, e sono anche molto spesso delle sinfonie, non sono poesie leggibili in molti casi una per una, anche se hanno la loro autonomia. Sono poesie che si devono leggere in una sorta di suite. Quella a me più cara di Luna Lombarda, anche perché io amo particolarmente il mondo della scuola, e nei versi di Maria Luisa c'è questa straordinaria simpatia, direbbe la lingua greca, fra la figura dell'insegnante e quella dell'alunno, che trascende qualsiasi ruolo, in questa dimensione di casa, collegio, è quella dei primi freddi in parlatorio. Ai primi freddi in parlatorio il custode portava fasci di sterpi di bosco. L'allegro Giosafat del Cortile. La campanella sera scatenava tutto l'ardente Giosafat del Cortile. Fu in quell'aria di felce che parlammo insieme leggermente la prima volta. Come una banconota falsa fra i tizzoni, anni di fedeltà.
si incenerivano. Allora, che cosa rende una poesia incantata, un'atmosfera incantata, incantesimo, incatenare, incanto? È una sapienza particolare del verso, che alcuni possiedono e altri no, perché ci sono delle poesie formalmente perfette che non inducono alcun incanto nel lettore, non suggeriscono un'atmosfera incantata. Questa è una poesia, tra le tante di Luna Lombarda, tutte le poesie di Luna Lombarda costituiscono una sorta di incantesimo in canto, perché è un canto che incanta creando un incantesimo. Queste stagioni rimangono poi fisse per sempre in questo alone, e questo è, scusate se ripetiamo un luogo comune, il miracolo della vera poesia. Non ha tempo ed è per sempre quello che è stata, è divenuta una realtà a sé stante in poesia, ed è una realtà che la poetessa ha vissuto, ovviamente. Albignano era il nome, come dire, antico di Treviglio? No, è un paesetto vicino che ne avevo bisogno per non ripetere Treviglio un'altra volta. Sono segreti del mestiere. Che Albignano fu detta e che non è. Già. Benissimo. Geograficamente le poesie di Maria Luisa Spaziani hanno numerosi poli incandescenti, più o meno incantati, che sono questa Treviglio, questa Leucade della Bassa, come l'ha chiamata, Parigi, a cui si riferiscono numerose poesie di sofisticata bellezza, poi c'è il Viterbese, che pure ospita un buon numero di testi, poi c'è riconoscibile anche Roma. Quindi ci potrebbe fare anche una geografia dei suoi, delle sue poesie. Però quella che a me sembra più ardente, più vibrante di tutti, è la Sicilia. La Sicilia, che vuol dire per Maria Luisa Messina, l'università di Messina dove ha insegnato, e queste località e questi punti nevralgici del paesaggio circostante, che assumono anche in questo caso un valore di simboli di verità universali, misteriose, arcane. Sto parlando dell'occhio del ciclone, in cui il mare, che pure tornerà in altri testi, ha però la sua principale pregnanza. Questo mare e questa Sicilia, a partire dal titolo L'occhio del ciclone, in cui si allude ad una dimensione temporale ed essenziale insieme, mi sembrano irripetibili, non trovo altro aggettivo, per quanto riguarda la perfezione, che quella è un dato fisso, fermo, perenne, dal punto di vista della forma, e l'ardenza dei contenuti. L'occhio del ciclone. Nasce. Sono. La sto ascoltando con tanto piacere che mi dimentico che devo essere un interlocutore. Non solo, ma mi dimentico di essere l'oggetto del discorso. Tra poco le dico, ma sto spaziando, come va a finire? Ma io risponderò. Dell'occhio del ciclone rileggevo l'altro giorno delle prose prodigiose. Gli uccelli, se li ricordo. Sì. In cui trovavo, mi divertivo a trovare gli endecasillabi, però volevo chiedere a Maria Luisa, il paesaggio lirico dell'occhio del ciclone, con quei nomi stupendi che affiorano ogni tanto, ganzirri, perché anche i suoni, soprattutto i suoni, sono l'incantesimo. Ganzirri è un nome arabo, e perché la Sicilia è piena di risonanze arabe di vari paesi, no? Di varie epoche, ed è uno dei laghi
che circondano Messina, dove io ho abitato qualche settimana, perché non so per quale ragione in 28 anni di pellegrinaggio fra Roma e la Sicilia, con lunghi periodi in Sicilia, non sono mai riuscito ad avere una casa vera. Sempre stato una casa provvisoria, un albergo per pochi giorni, una prova di abitazione finita male, non so bene per quale ragione. E non doveva esserci. Spirito nomade, quale poesia di Occhio del Ciclone parlava del lago? Eccola qua. Gli spiriti del lago, sì. I lunghi guizzi fugaci, le anime morte di ganzirri e i cerchi, forse perdute aureole, che il flusso strappa al popolo morto sopra il fondo. Mentre parlavo, o mentre tu parlavi, salivano rintocchi di campana da quell'impero di nessuno. Serbali, come quel canto che vorrei cantare, ma che non trova le parole, orgoglio, gorgoglio, su dai fondi limacciosi. Nella poesia della Spaziani c'è anche questa componente sapienziale oracolare, misteriosofica, ossia nessuna voce, nessun bisbiglio, nessun messaggio della natura è fine a se stesso o senza un'ombra, senza un riflesso, senza un prolungamento. E in questo ci ricorda Pascoli, ossia non c'è mai una voce della natura che sia senza un misterioso significato, che non possa assurgere a un passaggio all'altrove. Ma che cos'è questo altrove? Domanda a cui la risposta, insomma, è molto difficile, no? Ecco, l'altrove per molti mistici specialmente è semplicemente Dio. Dio è quella cosa che esiste là dove non possiamo coesistere noi, no? Perché siamo troppo lontani, veniamo bruciati da certe vicinanze. Questo è veramente molto molto importante in tutti i mistici che hanno scritto di queste cose. Ora c'è una pagina di Rilke che mi è sempre molto piaciuta. Dice l'infantilismo di chi si domanda: ma questo Dio di cui parlate tanto, ma dov'è? Dove lo piazzate? Dove può essere? Da qualche parte sarà. Guardo sopra, a destra, a sinistra, è tutto infinito. Ma dov'è Dio? E allora Rilke risponde: Dio è una direzione. Se io cerco Dio, l'esistenza di Dio sta in quella ricerca. Uh-huh. Che è di una saggezza straordinaria proprio. È un concetto anche già agostiniano. Sì. Se tu non ci fossi, io non ti avrei, non t'avrei mai cercato. Se ti cerco vuol dire che ci sei. Anche sì. E l'angelo, vedete che ritornano, ci sono sempre dei fili che si riannodano. Prima parlavamo di un angelo, ora parliamo di un altrove, di Rilke, e siamo proprio in una perfetta sintonia. Nel transito con catene e in geometria del disordine, si ha l'impressione dai titoli di una sorta di fatica. È forse la fatica della crescita, dell'io, un io che è in Maria Luisa fortissimo come in Emily Dickinson, sono queste fanciulle di granito, e però è un io messo molto alla prova, proprio per la sua stessa granitica forza, questo io subisce di continuo, come dire, delle sfide, delle messe alla prova, transito con catene. Geometria del disordine, laddove transito con catene riguarda o sembra riguardare più lo spazio, riguarda il tempo. Geometria del disordine, il disordine apparente. Molte poesie di Maria Luisa Spaziani trattano il tema della memoria
Utilità della memoria, altro titolo luminoso, Geometria del disordine, hanno sempre a che fare con il ricordare, che potrebbe anche essere un tentativo di riordinare, col disordine in cui la vita ci appare, come spesso ci ricorda Virginia Woolf, non è mai la memoria una luce compatta, ma sono sempre delle piccole luci, come dice anche Montale, i barlumi. La poesia, in fondo, ha anche questa finalità di riordinare in una sorta di palcoscenico che abbia una sua validità, un suo perché e una sua armonia, tutti questi sparsi barlumi. In Transito con catene, che definirei la raccolta di Maria Luisa più diversificata, nel senso che al suo interno si rinvengono anche dei modi che per qualche verso possono essere considerati avanguardisti. Può andare questa definizione? Ecco, Transito con catene, Geometria del disordine, Utilità della memoria costituiscono la triade della, possiamo dire, maturità di una musa che non dimentica mai l'eccesso della pienezza, la necessità della ragione, pur essendo così struggente e così sentimentalmente forte. È un caso unico di compresenza di sentimento e ordine razionale. Per questo la forma della poesia, pur essendo una poesia molto struggente sempre, è impeccabile, cioè è adamantina. In Litanie Latinie succede una cosa quasi imprevedibile: la macchina da scrivere aveva sbagliato, giusto? Una vocale, e poi l'autrice si riconcilia volentieri con questo errore e lascia Latinie. Sì. Questo è un episodio? Era Litanie, era un poemetto fatto di quartine, e in ognuna delle quartine c'era qualche parola latina, delle più facili, di quelle che vengono usate da tutti, no? Non ce ne accorgiamo, ma io sento in televisione il latino, è quasi quotidiano. Sì. È quasi quotidiano proprio, no? E alla fine, quando la mia segretaria ha copiato, che io scrivo a mano, poi dopo lei mette insieme, eccetera, eccetera, invece di dare il titolo grande, Litanie, perché il ritmo è quello delle litanie cattoliche, no? Ha scritto Latinie, anche lei sviata dall'idea. Quando Sciascia l'ha saputo, ha detto: per carità, non cambiarlo, perché le macchine, per stupide che siano, per disprezzate che siano dal punto di vista dell'intelligenza, qualche volta captano delle cose e ci dicono che hanno capito. La macchina da scrivere ti ha detto: guarda che io ho capito che questo è un poemetto fatto di parole latine con degli inserti italiani, non viceversa. Una delle poesie di Geometria del disordine che dovrebbe essere, come dire, isolata, incorniciata e messa dovunque si studi la storia e la lingua, è Ordini di Scuderia. Ah. Questo è un testo per il quale è difficile trovare l'aggettivo giusto. È un testo illuminante di una verità straordinaria che riguarda la parola. La poesia non deve riguardare la parola, certo. Troppo spesso però è una parola falsata, è una parola che non suona come vorrebbe l'autentica poesia. Qui Maria Luisa Spaziani ci dice, con la sua solita clarté, perché non dimentichiamo che c'è anche l'elemento della classica chiarezza nella sua poesia, che si fonde con suggestioni simboliste, però ci sono tutti e due questi elementi, ci dice che cosa bisogna fare per salvarci la vita. Esattamente questo.
Il bla 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 da cui siamo continuamente assordati non deve spegnere il vero e profondo suono della parola interiore. E la logosfera, vocabolo estremamente significativo, deve essere debellata, disciplinata dal culto di quella che è ciò che Eraclito chiamava il logos, cioè la parola dell'anima. È anche molto interessante il riferimento che viene fatto ai canti gregoriani, e qui dovremmo aprire il discorso della, tu dici, venti gregoriani, che è il canto del vento. Si potrebbe aprire, ma non abbiamo ovviamente il tempo, il discorso, il rapporto fra musica, in senso tecnico, e musica interiore, che è quella di cui parla Socrate quando dice che ascolta sempre il suo demone che gli dice: Socrates, musicen poiei kai ergazu, o Socrate, fa ed esercita musica, che ha la stessa radice di musa. Lui opera nella filosofia, però è sempre la parola il punto di riferimento vero. Ordini di scuderia, chi legge? Io. Romba la logosfera, ti bombarda giorno e notte perfino nei sogni. Tu esorcizza stridori e fonemi con la palma lustrale del silenzio. Un'antica preghiera stendeva un'ora al giorno il suo tappeto di musiche. Su quei brandelli accampati, discorri con cani, uccelli e venti gregoriani. Opponi alle parole la parola, alla corsa la danza, e contrasta ogni tenebra che avanza con un baluardo di candore. Nella Stella del Libero Arbitrio, che è la raccolta, come dire, più fosforescente, e in cui l'elemento gnomico e quello lirico, come in Orazio, si completano in modo perfetto. Elemento gnomico significa sentenzioso, senza la sfumatura pedante del vocabolo sentenzioso. Elemento lirico, sappiamo tutti cosa significa, la melodia, la dimensione del sentimento. In questa raccolta, che è uscita negli anni 70, ecco, comunque, insomma, verso l'80, un po' prima dell'80. Sì, sì, nel 70. Ecco, negli anni 70, ci sono anche qui delle perle che potrebbero essere veramente utilizzate, e che in parte lo sono state, anche per merito mio, nei licei, nelle scuole, proposte come una sorta di, non diciamo diktat, che suonerebbe troppo pesante, ma di monito, di indicazione, perché anche questo, a mio avviso, deve fare la poesia. È una dimensione morale, oltre che sentimentale. Ed è aspetta la tua impronta, il testo a cui mi sto riferendo. L'indifferenza è inferno senza fiamma, ricordalo scegliendo fra mille tinte il tuo fatale grigio. Se il mondo è senza senso, tua è la vera colpa. Aspetta la tua impronta, questa palla di cera. Questa è una poesia che i giovani dovrebbero leggere, rileggere e tenere sulla scrivania come il decalogo del sentire e meditar di Manzoni, che è veramente da tenere presente sempre, no? Sentire e meditare, non far tregua coi vili, non proferir mai verbo che plauda al vizio la virtù derida, e il santo vero mai non tradir. Non deve essere un decalogo, però un riferimento. E così i versi di Maria Luisa nella Aspetta la tua impronta, che piacquero molto anche alla Montalcini. E poi la Rita Levi Montalcini chiese a Maria Luisa una poesia analoga, che è molto bella, in cui mi pare ci sia Ulisse. Sì.
sul valore della conoscenza. E la mise all'inizio, vero? In limine di una sua opera. Sì. È molto interessante. C'è? È compreso. Ecco, in questo meridiano poderoso e nello stesso tempo molto agile, perché è una poesia in cui la leggerezza c'è comunque sempre, troviamo riferimenti anche a una realtà culturale contemporanea. La poesia di Maria Luisa Spaziani non è astratta, avulsa da una realtà culturale riconoscibile, giustamente. E infatti mi vengono in mente anche molte poesie di natura, come dire, sociale, ma nella maniera più elegante, come quella in cui parli di quelli che vanno a comprare il giornale, si sentono tranquilli perché leggendo il giornale i fatti efferati che accadono li riscaldano. Sono osservazioni anche di natura, come dire, antropologica. Le ultime... Le minute dinamiche, ecco, di un delitto tengono caldo come il gatto di casa. Esatto. Preferisco le vite dei santi, effrazioni anche esse a grisaglie. La parola grisaglie è piuttosto presente, vero? Le grisaglie mi hanno chiesto: ma che cosa sono queste grisaglie degli allievi? Grisaglie indicano anche come tessuto una, come dire, tela di sacco. Tela di sacco. E come gli ossi di seppia montaliani sono correlativo oggettivo di una dimensione psicologica, ossia la grisaglia, le grisaglie sono quelle minuterie senza alcuna consistenza di cui è intessuta la vita di molti esseri umani, quelli che Machiavelli diceva che sulla terra non avrebbero lasciato altro che qualcosa di innominabile, e che non, molte persone che non avrebbero concluso mai nulla, il loro passaggio sulla terra era qualcosa di assolutamente inutile. Purtroppo viene fatto talvolta di pensare che molti appartengano a questa categoria. Però la poesia di Maria Luisa Spaziani non è una poesia sprezzante, perché c'è sempre la fede nella possibilità della parola di illuminare. Un'altra questione socialmente importante è quella che dice a Gramsci o a Sartre, quando Sartre aveva detto che i bambini muoiono e la poesia non serve a nulla. Invece Maria Luisa replica che si tratta del contrario. Hai torto, Sartre. Tanti bambini muoiono perché il mondo non sa di poesia. Che è esattamente quello che ho sempre pensato anch'io. La poesia dovrebbe essere alla base della formazione di una persona e di una civiltà. Purtroppo questo cozza con delle realtà molto più violente che certamente i poeti non potranno né arginare né eliminare. Le ultime raccolte sono particolarmente giovani. La traversata dell'oasi, titolo superlativo, indica proprio, ancora una volta, un'esperienza. La poesia di Maria Luisa Spaziani, non ci si stancherebbe mai di ripeterlo, non è assolutamente astratta, è una poesia che parte continuamente, come del resto è logico, da esperienze vitali. In lei il bisogno di far diventare subito l'esperienza poesia ci ricorda quasi Pessoa. Il poeta è un fingitore, finge così completamente da fingere che sia dolore il dolore che davvero sente. Questa quartina condensa in un modo mirabile la dimensione psicologica del vero poeta. Ciò che interessa veramente a un poeta è dire, forgiare, esprimere la propria esperienza, il proprio vissuto. E capita che addirittura possa provare una sorta di piacere nel dolore perché pensa a come sarà bello darvi forma. In tal modo va interpretato fingitore, nel senso del fingo leopardiano,
Io nel pensier mi fingo. E questo fa il poeta. Finge, non nel senso che stia mentendo, vuole costruire, formare, dare forma a quel sentimento che sta provando. E mentre lo prova, pensa già a come sarà quando gli darà forma e diventerà una meravigliosa perla. Per cui ben venga il dolore, la passione, il concetto di passione. E quali poesie di Maria Luisa sono prive di passione? Ma nessuna, perché anche le più esteticamente curate fanno sentire sempre il palpito sotto la superficie di quel pathos che vibra perennemente. La traversata dell'oasi, come la collochiamo? È la domanda più difficile che poteva farmi, perché la traversata dell'oasi è stata un'esplosione di amore in un'epoca in cui nessuno più ci pensa. E questo ha attirato troppo l'attenzione, diciamo, perché c'erano altre cose che si potevano dire, ma è stata subito vista come cosa predominante. Ora, il titolo mi sono accorta subito dopo che l'avevo rubato senza essere un ladro. E cioè, le prime letture importanti che ho fatto in vita mia riguardavano i classici del Seicento francese. E lì c'era una metafora dominante fra 5 o 6 autori, ed era che la nostra vita è un filo sensibile che va da una eternità di niente a un'altra eternità di niente. Cioè, prima del momento della nostra nascita eravamo zero. Un minuto dopo la nostra morte saremo zero. Allora mi è venuto il fatto di pensare, è proprio come un'oasi al centro di un infinito deserto. Tutto intorno c'è aridità, sì, caldo e morte, non c'è la possibilità di vivere. Al centro, eccoli, saltano fuori le palme, l'acqua, la gente che ci vive, chi fa gli orticelli, no? Ora, la nostra vita è proprio quello. Quando noi veniamo al mondo ci dicono, qui ti do un buono per 64 anni di vita. Avrai una casa, avrai un orto, avrai 3 figli, non lo saprai, ma io te lo predico. Vedi tu come comportarti. Come comportarti, come sfruttare al meglio questo regalo che il mistero ti fa. Il mistero ti fa. Cerca di non ammazzare il tuo prossimo, soprattutto non ammazzare nessuno. Vivi però tu. Vivi, non sarà lì a aspettare di morire, vivi. E mi pare che anche soltanto da questo inizio ci fosse veramente una scarica di vitalità straordinaria, straordinaria, perché molti vivono senza pensare che miracolo è il fatto che noi siamo qui ora in questo momento. Certo. Non è per aspettare il treno, non è per aspettare lo stipendio, ma è perché siamo vivi. To be alive is power. Ecco. Essere vivi è potere. Omnipotence itself, dice Emily Dickinson, è onnipotenza. E se noi siamo così, che sarà mai chi ci ha creato? Se noi siamo onnipotenti virtualmente, chi sarà mai chi ci ha creato? To be alive is power. In La traversata dell'oasi si tratta quasi sempre di doppie quartine. I versi preferiti da Emily Dickinson, doppia quartina. Però ce n'è più d'una, pochissime, come forse Maria Luisa non si ricorderà, che sono 3 quartine. E una di queste è la più, come dire, mistica, pur in un contesto così appassionatamente sensuale. Entro in questo amore come in una cattedrale.
come in un ventre oscuro di balena. Mi risucchia un eco di mare e dalle grandi volte scende un corale antico che è fuso alla mia voce. Tu, scelto a caso dalla sorte, ora sei l'unico, il padre, il figlio, l'angelo e il demonio. Mi immergo a fondo in te, il più essenziale abbraccio, e le tue labbra restano evanescenti sogni. Prima di entrare nella grande navata, vivevo lieta, ero contenta di poco, ma il tuo fascio di luce, come un'immensa spada, relega nel nulla tutto quanto non sei. L'ultimissima mi sembra particolarmente icastica, cioè particolarmente breve e forte, che è quella che sicuramente ricorderà a memoria la sua autrice. Non ti amerò di più. Non ti amerò di meno. Sono lassù una luna senza quarti. Il lume splende intatto nel sereno. Non ti amerò di meno. Non ti amerò di più. La luna è già alta. Continua su questa linea dell'autoanalisi, sempre vigile, della propria capacità di sentire inalterata nel tempo e anzi vi è più fattasi ardente negli anni. La luna è già alta, gli alti rami, direttori d'orchestra, ritmano il crescendo delle nuvole. Atletici si piegano, si arcuano, si tendono, mosse da karate. Stanno pregando come gli sciamani. Invocano, minacciano, esorcizzano. Non piove da 3 mesi. Questi tuoni saranno vane gravidanze isteriche? Quello che ci colpisce in quest'ultima produzione è la forza di questi guizzi. Cioè sono poesie del genere di quelle che Emilio Cecchi chiamava le poesie flash. Rapidissime, guizzanti e sempre con una verità metafisica che occhieggia, nascosta e che però sentiamo. La modernità è data da questo usare come se niente fosse vocaboli come karate. Voglio dire, la classicità, tra virgolette, della poesia di Maria Luisa Spaziani è molto spesso, ad ogni passo, smentita da una modernità di scelte lessicali, il che significa la perfezione, perché, come sappiamo bene, non ha senso considerare queste due parti, no? Questi due diversi universi, il classico, il moderno, oppure il classico, il romantico, oppure, insomma, quello che sa di passato e quello che deve essere per forza disordinatamente moderno, come elementi inconciliabili. In realtà, nei veri poeti, queste due dimensioni si fondono sempre, come dimostra Gozzano, che ha un piede nell'Ottocento e uno nel Novecento, come dimostra Pascoli, per il quale è possibile fare la stessa osservazione, lo stesso Montale, che da una compostezza delle prime opere passa ad una disinvoltura linguistica delle ultime, che io non amo, ma quella è una questione anche di gusti. Per me il Montale che amerò sempre rimane quello delle prime raccolte. Tuttavia è giusto ricordare che anche in lui si fondono questi due elementi. Io trovo che la coerenza della poesia di Maria Luisa Spaziani sia più compatta, senza essere monolitica. Mi spiego. Dove ci sono delle, diciamo, distonie, sono sorvegliatissime, ma non sono mai volute. Non è che l'autore si mette a tavolino e dice: adesso voglio scrivere in un modo più disordinato e disorganico. Questo atteggiamento avanguardistico io l'ho sempre detestato.
Non dico che ci sia in Montale, però di fatto le ultime due raccolte hanno queste intemperanze che a tratti mi sembrano un pochino volute. Nel caso della Spaziani trovo che le distonie presenti come quelle delle già citate latinie non siano volute e non siano mai assolutamente programmatiche. In altre parole, Maria Luisa Spaziani se n'è sempre allegramente infischiata delle direzioni che prendeva la poesia nei vari anni, nei vari periodi. La sua musa è durata per 60 anni, cos'è? Dal 24 al, siamo nel 2013, quasi 60, giusto? No, di più. No, 24, scusate, 54, dal 54 al 2013 sono 60 anni, giusto? Dicevo, durante questi 60 anni le tendenze poetiche sono state parecchie, no? Se pensiamo al gruppo 63, il momento della parola innamorata, ci sono state, mentre lei scriveva, e intanto scrivo, è significativo, queste tendenze diverse, nessuna delle quali l'ha coinvolta. Questo non è un segno di scarsa apertura, secondo me, ma di estrema sicurezza. Questo è ciò che penso. Allora, abbiamo non dimenticato, ma volutamente lasciato in fondo al nostro discorso, prima della Giovanna, che fa costituisce un'area a sé, i fasti dell'Ortica, perché desideravo che ci si soffermasse con particolare attenzione prima di tutto su questo titolo molto criptico e poi su quella che è effettivamente una stagione che potrebbe sembrare, quello che dicevamo due minuti fa, diversa dalle altre e in linea con alcune tendenze e che poi di fatto non lo è. I fasti dell'Ortica. Che significa? È una domanda o è un'autodomanda? No, in questo caso è dialettica, non è ripiegata su se stessa. Io l'interpreto in un modo, posso dirlo? L'ortica è sinonimo di una pianta molto umile e ovviamente selvatica e anche poco nobile, ortica. Ha dei fasti questa ortica? I fasti dell'ortica? Ha vissuto, può vivere una stagione di fasto? Un po' come la ginestra leopardiana che è tanto esaltata nella sua humilitas, sì. Quando Leopardi dice uomo dovresti essere come la ginestra che non si è mai innalzata superbamente, no? E però nei fasti c'è anche qualche cosa che può riguardare una sorta di alterigia, è contenta di essere ortica, diciamo che se ne può vantare. Sai cos'è che tempo fa un giornale mi ha chiesto se due miei versi avrebbero potuto costituire di per sé un piccolo insegnamento, ma allora mi è venuto in mente, lì per lì non l'avevo pensato prima, i due versi che dicono essere belli in sé dove nessuno passa. Ed è nei fasti? Sì. Questo è straordinario perché il bello della bellezza è che esiste e si manifesta indipendentemente da chi la sta guardando, dove nessuno passa. Per esempio, nei vialetti secondari dei cimiteri non ci passa mai nessuno, eppure è lì che fioriscono le più belle ortiche, non si sa come, ma io quando vado, mi trovo qualche volta nei cimiteri, mi farà ridere forse per te, vado a cercare i punti morti dove l'ortica finalmente mette la sua bandiera. Qua domino io, eppure
per poco che uno si allontani da questi recinti di profonda consapevolezza, succede che l'ortica diventa brutta, quella che conosciamo noi. È brutta l'ortica, è pallida, è spinosa, nessuno mai la metterebbe insieme a un mazzo per fare un po' di verde, diciamo, no? L'ortica si butta via, l'ortica non si vende, l'ortica non si coltiva, l'ortica è una razza signora, è una razza padrona, è superiore a tutti gli altri fiori. Allora, nel 1917, quando c'era la rivoluzione in Russia, morivano tutti di fame e c'era una grande poetessa che si chiamava Marina Tsvetaeva, che aveva due figlie piccole e si moriva di fame, non si trovava niente, non esisteva più l'olio, non esisteva più il burro, neanche le patate si trovavano più, assolutamente. No? Allora lei, questa meravigliosa poetessa, uno dei più grandi poeti del mondo, la Marina Tsvetaeva, ha preso la bambina piccola di 4 anni e l'ha portata in un asilo protetto dallo Stato, sperando che almeno i bambini li proteggessero, non li lasciassero morire. Invece in 3 mesi la bambina è morta. L'altra bambina se la portava lei per mano nei campi dietro il Cremlino, dove io sono andata recentemente proprio per vedere questi campi, che erano pieni zeppe di ortiche e c'erano i bolscevichi che sparavano a tutti quelli che li attraversavano, perché era gente che cercava di uscire. E lei andava con la bambina, raccoglieva le ortiche, le portava a casa, le faceva bollire e se ne mangiavano senza condimento. Allora questo mio libro è dedicato proprio alla ortica che ha i suoi fasti, di bellezza quando nessuno la guarda, e ai suoi fasti di storia quando ha impedito a Marina e a sua figlia di morire di fame. Ed è anche la pianta in Teorema di Pasolini che la santa, la domestica, che poi diventa, cioè quella scena in cui c'è la levitazione, interpretata da Laura Betti, quando si diciamo estranea dalla realtà nella sua contemplazione, l'unica cosa che chiede, indicandola ai bambini, la pianta delle ortiche. Non voleva nutrirsi, cibarsi di nulla se non di queste ortiche. Di chi parli? Scusa. Del film di Pasolini, Teorema. In Teorema, Laura Betti, che interpretava la parte della domestica, tutti erano impazziti quando era arrivato questo giovane bellissimo, Terence Stamp, che è una specie di angelo di Gesù. E poi ognuno dei membri della famiglia ha una reazione di profondo sconvolgimento. L'unica che ha la reazione più vicina alla santità chiede l'ortica. Vuole l'ortica come unico suo nutrimento. Nella appendice di questo bellissimo meridiano ci sono delle poesie anche molto graziose e che andrebbero molto bene in alcune occasioni, ad esempio quella dei regali, quella in cui chiedi: non portarmi dei fiori, lasciali a mio nome sul gambo dove un giorno moriranno. Non indosso pellicce da decenni e penso a quel castoro che salta ancora. Non portarmi dei libri, da una vita filtro per la memoria paglie d'oro. Difficilmente nuovi libri aggiungono saggezza alla saggezza. Portami palloncini colorati, le illusioni che mentono con grazia. Li guarderemo insieme mentre salgono, dove tutto svanendo sorride. Questo elemento della leggerezza è un altro miracolo di questa poesia, della poesia di Mariluisa Spaziani. La leggerezza è un dono divino. La maggior parte delle persone sono di una pesantezza incredibile e, ahi noi, molto spesso anche i poeti.
Qui troviamo una levitas, lo dico in latino perché rende ancora meglio il senso, levia gravia di carducciana memoria, la levitas è proprio un dono e in poesia, quando si riesca a dissolvere un po' metastasianamente in pura melodia, con una leggerezza infinita dei contenuti tanto densi, è veramente un altro miracolo. Questa non è una poesia superficiale, come l'altra in cui dici: fatemi solo oroscopi favorevoli. Quella è quando parli dei vari segni zodiacali, degli oroscopi, e giustamente dici: ma fatemi solo degli oroscopi favorevoli, non voglio sentire cose negative. Questo, ben diversamente dalla superficialità, è l'amore dell'aspetto più positivo della vita che si deve sempre avere. Anche questo ci insegna la poesia di Maria Luisa Spaziani: un'energia dinamica e la leggerezza, che è anche autoironia. La divina indifferenza di Montale qui non è più qualche cosa di irraggiungibile da parte dell'uomo, perché in molti punti del suo canzoniere Maria Luisa Spaziani ci comunica proprio, al contrario, la possibilità di raggiungerla. Non è divina l'indifferenza, ma è la leggerezza della visione da un punto di vista protetto e anche magari disincantato, ma che non esclude la possibilità di ritorno all'incantesimo, che è però una saggezza interiore non lontana dal nirvana, una sorta di atarassia, ma mai arida, né di vinto, non ha alcunché della condizione del vinto, di chi è stato, come dire, sopraffatto. E infatti in quel bellissimo testo in cui dice: anch'io amai gli amanti dei crepuscoli, mi insegnarono a diventare, L'esatto opposto. ecco, anche questo è difficile da capire all'inizio della vita. Poi, se si è predisposti alla sapienza, ci si arriva. La svalutazione, in fondo, la demitizzazione di tutto quello per cui si affanna l'umana gente, e il traguardo, la conquista di una pace interiore che è data anche dal giusto distacco. In fondo, tutta l'esistenza è questo attacco e distacco, no? La sapiente miscela dell'una e dell'altra dimensione, ma è la poesia che ce lo insegna in questo caso, non un noioso libro di filosofia, capito cosa intendo? Quindi la poesia è anche sapienziale. Ora lascio a Maria Luisa il piacere di parlarci del suo angelo personale che si può identificare, credo, con Giovanna d'Arco. Il 30 luglio a Varese, a Sacromonte, ci sarà la rappresentazione della sua opera Giovanna d'Arco, in cui il discorso dell'angelo ritorna esplicitamente in una poesia dei meravigliosi endecasillabi, che è Forse un angelo parla. Giovanna Sì, d'Arco. mi sono convinta che la quintessenza della Giovanna d'Arco stia. Mi spiace che la voce mi va via, No, no, è probabilmente non perfetto. rimarrà niente in radio. L'ottava è questa. Forse un angelo parla a tutti, eppure in quel supremo istante pochi ascoltano. Pochi hanno l'orecchio e l'obbedienza delle radici che a gennaio dormono. Dal profondo una voce bisbiglia, giunge un brivido ai rami più lontani. Nessuno se n'è accorto, ma è partita a buie ondate un'altra primavera.
Ora, qual è il problema? Giovanna d'Arco ha ricevuto dall'angelo, dall'arcangelo Michele, l'ordine di andarsene da casa senza dire niente a nessuno e di andare, cominciare questa sua grande avventura che la porterà a cacciare i nemici della vita dalla Francia. Però lei ha amato sua madre e si sente molto a disagio all'idea di scappare di casa senza dire niente a nessuno, tradire la fiducia di sua madre. Allora non sa come fare, guarda la madre e intuisce che l'angelo abbia parlato anche a sua madre, gliel'abbia detto: non dire niente, ma tua figlia per un ordine superiore deve andarsene lontano. E questo lo trovo veramente straordinario, questo fatto. Io l'ho inventato io, non l'ha mai detto nessuno, però insomma è successo. È successo che Giovanna d'Arco capisse fino a che punto l'angelo non coinvolgesse soltanto lei, ma tutto un contesto. Vedremo poi come la natura, i rumori dei fiumi, la danza delle foglie, i fulmini che vengono dal cielo, tutto viene preso in un immenso concerto di cose consenzienti che vanno tutte dritte a un fine, al fine di agevolare la sua marcia trionfale per il riscatto della Francia. Questo l'ho sempre trovato veramente molto molto bello. Comunque l'angelo annuncia a Giovanna quando ha 15 anni, quando ha 15 anni, gli dice quello che dovrà fare. Giovanna cercherà di farlo, lo farà al suo meglio. Ma la storia non è tale da raccontarsi in 4 minuti, quindi sono costretta a saltare. Che cosa è successo? Se uno, non c'è nessuno che non abbia mai sentito parlare di Giovanna d'Arco, ma io credo che se lo credo, lo chiedo per la strada a gente che ha anche soltanto la terza media, grosso modo ne ha sentito una santa, forse non so, non una guerriera. Ah, dice uno che è venuto sul rogo. Fuori di queste cose, nessuno ne sa niente di Giovanna. E invece è una storia, anche se lei è morta a 19 anni, è una storia di una complessità infinita. È un romanzo in 100 volumi. Nessuno mai, come la pazza che sono io, ha pensato di approfondire questo fatto e di vedere com'è possibile che una ragazza di 16 anni, analfabeta, che non parlava neanche francese perché parlava soltanto il dialetto del suo paese, che non aveva mai studiato, che non sapeva che cosa vuol dire andare a cavallo, che non sapeva parlare con i grandi, com'è possibile che in 2 anni una ragazza del genere rovescia la situazione d'Europa? Non se ne è mai domandato nessuno. Dice, ma Sandis le parlava l'angelo. Io ne sono convinta che l'angelo le parlasse, però a gente del XX secolo, anzi del XXI, che hanno sentito Voltaire, hanno sentito Marx, hanno sentito il comunismo, hanno sentito tutto quello che è successo. Oggi dire a qualcuno guarda che gli ha parlato l'angelo, c'è il rischio di non coinvolgerlo, di farlo sentire, dice sì, tu ci credi alla Befana, no? Gli ha parlato l'angelo, no? Quindi bisognava andare a fondo in questa questione. Se io fossi stato uno storico avrei dedicato la mia vita a spiegare alla gente che cos'è Giovanna d'Arco. Però non era il mio mestiere, non ce l'ho fatta e l'ho trovato infinitamente più invitante parlare della Giovanna d'Arco, come probabilmente è stato.
Ora, non pensiamo, ci sono già degli illustri studiosi che sono al corrente di queste mie ipotesi. E uno di loro ha detto, mi ha detto una volta, l'ho incontrato in un convegno, signora, io credo che del suo poema si parlerà ancora per 50 anni. Io pensavo, speravo, che lui si riferisse al fatto che la mia poesia è così bella, così importante, così amata, che fra 50 anni c'è ancora qualcuno che la ricordi. Purtroppo non voleva dire quello, voleva dire che fra 50 anni, con i documenti che si scopriranno, si vedrà che quello che io dico di come Giovanna d'Arco ha realizzato la sua enorme azione è stato dimostrato. La tua Chi tesi. l'ha aiutata? Che ruolo hanno avuto il denaro? Il denaro che nel Medioevo sì, i soldi esistevano, ma non erano ancora un dio centrale come il nostro oggi, no? Oggi senza soldi non si fa niente, non si capisce niente. Vabbè, basta. Da Transito con catene leggo il testo poetico di Maria Luisa Spaziani che riassume il dire mestiere non è bello, anche se l'ha usato Pavese, il mestiere di scrivere, la dimensione, la missione, l'essere del poeta. E intanto scrivo: la vita è breve e l'arte lunga, pure può essere breve l'arte e interminata questa treccia di luce che si annoda tra stella e stella in cerca del suo porto. So che ho vissuto già più di 100 anni e sto sull'alto della torre e scruto ogni giorno l'arrivo del Messia. Di dove non lo so, né chi egli sia. So che giro all'intorno la lanterna quando fa notte, e intanto scrivo e scrivo in ogni pausa per scaldarmi la mano. Venne un giorno un profeta musulmano e mi disse una cosa amara e strana, che proprio qui, fra queste oziose carte, il mio Messia s'è fatto la tana. Il che vuol dire è inutile che tu cerchi degli alleati, degli aiuti, delle vincite al Totocalcio, queste cose. Il tuo unico valore sta nel tuo lavoro. L'unica cosa che ci dia gioia, gli unici soldi benedetti. Perché guarda che se noi guadagniamo dei soldi con grande leggerezza e fortuna, poi rapidissimamente o ce li mangiamo male o ci rovinano. Non è moralismo questo, è verità. Io ho visto in vita mia tre o quattro casi di persone che avevano fatto delle carriere rapidissime con guadagni favolosi. Sono morti tutti, chi suicida, chi accoltellato dagli altri che erano gelosi, O autodistruggendosi. vari tipi di autodistruzione. Quando invece questi soldi li hai guadagnati e con questi soldi ti sei comprato la casa, come è il mio caso proprio, mettendo insieme tanti decenni di risparmi, di attenzioni. Quando ho compiuto 70 anni ho potuto comprarmi questa casa. Questa casa è importantissima, ha un significato in ogni angolo. Questa casa non è una casa che mi abbiano regalato, che mi abbiano lasciato in eredità. Questa è una casa che io ho costituito con le mie mani, pezzo per pezzo, mattone per mattone. Con l'aiuto dell'angelo anche. Beh, l'angelo sì. L'angelo sì. Perché, come dici in una canzonetta memorabile,
anche per il fatto che ci sono le rime, e dobbiamo ricordare che la grande poesia molto spesso in rime si avvantaggia delle rime per comunicare un messaggio. Nessun sentiero inganna, nessun presagio mente. Chi ha lottato con l'angelo resta fosforescente. E la parola fosforescenza, che amava molto Emily Dickinson, lei diceva: ci sono delle parole a cui bisogna attaccare il cappello, e una di queste è fosforescenza. Sì. Che ha a che fare molto con la poesia come la intende Maria Luisa Spaziani, perché sono delle luci sempre fosforescenti. Concludiamo questa passeggiata che ci auguriamo abbia un riscontro e una, si riveli un nutrimento vitale. Anche siamo un po' presuntuosi con questa citazione dantesca, il nutrimento vitale che Cacciaguida pronostica a Dante con la sua Divina Commedia, si rivelerà vital nutrimento. Dicevo, sempre per ricordare, la poesia va sempre a svegliare altra poesia, no? È inevitabile. Ricordare anche ai giovani poeti di oggi, se ce ne sono, che questi tesori non dovrebbero essere inutili o fini a se stessi, ma illuminare sempre la strada. Grazie Maria Luisa Spaziani. Grazie a voi. E ci rivedremo, spero, in una successiva occasione per gli inediti, perché ovviamente questa non è ancora l'opera omnia di Maria Luisa. Grazie.